emozione è questa finale per te? Beh, è stata una bellissima emozione, comunque è la prima finale a gare consecutive, bisognava impegnarsi nella prima, è stata una grande emozione per me e soprattutto per la squadra che ha dovuto soffrire un primo set dove loro venivano da una serie molto positiva e avevano coraggio di determinate azioni, anche in battuta tiravano molto, quindi da noi ci si è complicato un po' il gioco. Diciamo che dopo aver preso fiducia nelle nostre potenzialità abbiamo tirato fuori il Trento che è di sempre, abbiamo portato a casa questo risultato in casa che è fondamentale e ora andiamo a Piacenza con la speranza e la voglia di portare a casa un'altra partita definitiva. Aspettavi che Trento reagisse così con una, insomma, negli ultimi tre set ha proprio schiantato Piacenza? Mi aspettavo una partita molto più difficile in realtà, noi siamo stati molto bravi a metterli pressione al servizio e poi di conseguenza il gioco loro si è semplificato con il gioco di banda, senza mettere in gioco Simone e Holt ovviamente per loro era più difficile, abbiamo approfittato di questa occasione e faccio i complimenti alla squadra perché ha meritato di vincere questa grande partita. Quando sei entrato in campo davanti a questo pubblico cosa hai pensato? Pressione, emozione, un po' di tutte quelle che sono le emozioni che si possono provare. Volevo far bene, avevo la carica giusta per dare quell'aiuto, quell'apporto alla squadra. Mi sembra di averlo fatto e anche dal piccolo della panchina comunque sappiamo portare ai nostri compagni quel qualcosa in più che serve a portare a casa le partite. Dormi prima di queste gare oppure no? No, in realtà no, sono troppo emozionanti. Già ieri notte è stato difficile, stanotte lo sarà peggio perché l'emozione resta viva, l'adrenalina è ancora altissima, quindi sarà difficile. E abbiamo messo la difficoltà loro in recezione. Anche tu oggi in battuta hai giocato molto bene, è stato decisivo il tuo turno al servizio, soprattutto nel secondo set. Sì, ma è sempre il primo passo, io sono contento di andare a battuta perché c'era veramente fondamentale oggi. C'è un po' di tensione all'inizio, forse che ti ha giocato qualche brutto scherzo? No, ci serve la concentrazione adesso e andare avanti perché si gioca fra 2 o 3 giorni, quindi dobbiamo stare con piedi per terra. Comunque questa partita ha dimostrato che quando la battuta di Piacenza non gira siete superiori sul piano del gioco. Sì, loro hanno dimostrato in primo set, se è andata bene loro si staccano da rete e poi per loro è molto più facile a murarli. Ian, questa potrebbe essere la tua penultima volta in questo palazzetto, hai fatto vedere che giocherai al più forte che puoi fino in fondo. Ah, hanno giocato tutta la squadra, c'era molto difficile soprattutto per Rafael perché con questo caldo che siamo tutti sudati, quelli contrattacchi, molto difficile a palleggiarla quella palla bagnata.